Sottoporta! Eccoci per Scommetti Sottoporta, la rubrica tutta dedicata alle scommesse, e lascio campo a voi. Allora, chi comincia per primo? Comincio io, dai. Comincio io con le mie tre scelte, perché abbiamo cambiato un po' il format e quindi a Federico abbiamo avuto l'onore e l'onore di scegliere le tre sfide da inserire nella nostra scommessa. Io mi sono levato da mezzo perché autolevato, non l'abbiamo censurato. Sì, tra l'altro Federico è quello che ha seccato più partite finora, voglio dirlo. Ha una percentuale dell'80-90% di riuscita. Il Verona ringrazia. Stavolta me lo sono preso io il Verona, andiamo a leggere le tre sfide scelte dal sottoscritto per questa settimana. Ricordiamo, puntata minima di 3 euro. E allora, io ho scelto Milan-Juventus x2 più gol, quindi comunque vedo la Juve in qualche modo favorita, però credo che il Milan un goletto lo possa anche fare, anche perché Mihajlovic oggi è stato battagliero in conferenza stampa, ha fatto capire che domani scenderà in campo col sangue agli occhi. Sampdoria-Udinese over 1.5. Comunque l'Udinese sta bene, la Sampdoria ha bisogno ancora di qualche punticino, poi in casa, insomma, secondo me è una partita nella quale possono uscire due gol, almeno due gol. E poi Napoli-Verona 1 più over 2.5. Prima, quindi, del Napoli, fra l'altro, nel senso nelle nostre scommesse. Sì, assolutamente. Napoli-Verona 1 più over 2.5, perché insomma il Napoli in casa, San Paolo contro l'ultima classifica, deve, come diceva prima Antonello, vincere magari con un risultato anche tennistico. Ok, Federico, tocca a te. Allora, io le mie partite ho scelto Chievo-Carpi e ho scelto di mettere 1-2. Ok. Perché comunque qua non vedo nessuna possibilità di X, essendo una partita aperta, il Carpi non può giocare per il pareggio. Il pareggio non servirebbe a niente. D'altronde il Chievo ha bisogno di mettere in sicurezza in cascina la salvezza, e quindi questa viene una partita appunto. E poi fra l'altro ha rotto le scatole a parecchie squadre nell'ultimo periodo. L'altra partita che ho scelto, ne sono due, che altre? Altre due ho scelto. Sassuolo-Genoa. Sì. Sassuolo-Genova, ho messo anche qui 1-2. Perché? Perché anche questa è una partita molto secca. Cioè il Sassuolo o la vince o la perde, anche altrettanto il Genoa. Tra l'altro sono le squadre che nel 2016 hanno totalizzato un numero consistente di punti. Se non erro hanno fatto meno solamente di Roma, Napoli, Juventus e Fiorentina. Quindi sono lì, Sassuolo e Genova hanno totalizzato qualcosa come 21 punti nel 2016, che sono tantissimi. Leggevo questa statistica qualche giorno fa. E poi fra l'altro il Sassuolo lotta anche per l'Europa. È in piena corsa per l'Europa, a un punto. Anzi, potrebbe esserci anche il sorpasso. Infatti è stata creata per questo, diciamo, quasi apposta, campionato. L'altra partita è Palermo-Lazio. Palermo-Lazio, sì, io sì, ho, ce lo siamo segnato anche in scaletta. Se non erro, ho messo un X2. Sì, assolutamente. Sì. Perché penso che il Palermo non vedo il Palermo in grado di poter battere la Lazio, che viene da una forte contestazione. Cambia l'allenatore. Il cambio d'allenatore, come noi sappiamo, porta sempre un po' di innovazione. Certo. Quindi, insomma, io vedo al massimo per il Palermo un pareggio. Un pareggino, niente da fare per, diciamo, il titolo di partite. Giocate, vincete, e ben per voi. Noi ricapitoliamole un attimo. Vai. Ok, perfetto. Allora, io ricapitolo velocemente le mie. Milan Juventus x2 più gol, Sampdoria Udinese over 1.5, Napoli Verona 1 più over 2.5. Le mie invece sono Chievo Carpi 1-2, Sassuolo Genoa 1-2 e Palermo Lazio x2. Puntata minima 3 euro, lo ricordiamo sempre.